Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone famosissima, Il gatto e la volpe. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone inizialmente è formata da 5 accordi che sono, diciamo, il classico giro di Do, quindi Do maggiore. Sappiamo che questa nota è Do, Do, Mi, Sol forma il Do maggiore, poi La minore andando indietro, Do, Si, La, La, Do, Mi forma il La minore. Poi andiamo ancora indietro, questo è La, Sol, Fa, Fa maggiore, Fa, La, Do forma il Fa maggiore e poi accanto c'è il Sol maggiore, Sol, Si, Re. Poi ci sarà anche il Mi maggiore, quindi se questo è Do, Re, Mi, Sol diesis, Si forma il Mi maggiore e la strofa farà così. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare. Come avete visto, io faccio una battuta per ogni accordo, ma voi se volete potete farne due. Quanta fretta, ma dove corri? Per essere più ritmici, ma gli accordi sono questi. Poi andando avanti si ripetono le strofe sempre nello stesso modo, poi c'è un'altra parte dove troveremo anche gli accordi Mi minore, quindi Mi, Sol, Si, forma il Mi minore, il La maggiore, quindi se questo è Do, Si, La, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore, e il Re maggiore. Quindi Re, Fa diesis, La forma il Re maggiore. Vi faccio sentire come fa. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Pom, 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 pom. E poi il pezzo continua e si ripete sempre allo stesso modo. Bene, come avete visto, anche questo è un pezzo molto semplice da suonare al pianoforte. Vi lascio in descrizione, come sempre, il link su dove trovare il testo con gli accordi e in più due puntate su come imparare gli accordi al pianoforte, di puntate presenti su questo canale. E che dire, anche la diteggiatura per entrambe le mani. E vi do appuntamento alla prossima puntata.